Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Si è svolta il 20 di novembre presso la sede dell'Automobile Club Livorno una conferenza stampa dedicata a una proposta dell'Automobile Club Livorno sulle rotatorie per far conoscere a una larga fetta dell'utenza questo strumento che regola una particolare tipologia di viabilità, un oggetto che rimane praticamente quasi misterioso, perlomeno per quel che concerne l'aspetto comportamentale, vale a dire come affrontare correttamente riducendo al minimo i rischi di un sinistro in corrispondenza di un così ristretto ma allo stesso tempo delicato tratto di intersezione stradale. Abbiamo ascoltato il professor Franco Pardini, il presidente dell'Automobile Club Livorno, che ci spiega questa iniziativa. Siamo quest'oggi con il vostro progetto sulle rotatorie, no? Sì, e più che progetto è una pubblicazione che l'Automobile Club ha fatto con il patrocinio del comune e della provincia, appunto come affrontare le rotatorie. Questo rientra in un ampio programma che ha l'Automobile Club per supportare quella che è la sicurezza stradale e il localismo. Questo perché, diciamo, una regolamentazione nel codice della strada proprio non c'è. No, una parte di regolamentazione c'è, però è molto vaga e non è precisa. E naturalmente anche gli incidenti che ci sono stati, tra cui due incidenti mortali, hanno ancor più fatto sì che questa pubblicazione abbia una sua rilevanza. Forse andrebbe diffusa magari anche tra le scuole. Non solo tra le scuole. Questa viene diffusa fra le scuole, negli enti pubblici, nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni e nelle altre scuole, perché è un vademecum che permette di poter identificare quelle che sono realmente le precedenze, come si affronta una rotatoria e come si affrontano probabilmente tutta una serie di problematiche quando siamo all'interno della rotatoria, sia in entrata che in uscita. Cioè il cambio di corsia. Oltretutto anche il cambio di corsia. Ed è simpatica perché è molto semplice, sono 20 pagine, ma di cui probabilmente con fotografie tutte di come si affronta il problema e anche i cambi di corsia. Senta, dal punto di vista vostro, parlando delle ultime due rotatorie, quelle sul Viale Nievo a Livorno, sì, quali sono, diciamo, i problemi che avete individuato? Allora, i problemi sono diversi, perché le rotatorie purtroppo, non essendo troppo regolamentate dal codice della strada, sono anche un po' così fonte, diciamo, da parte degli architetti di qualche praticamente licenza, un po' troppo licenza, ecco, direi. Per cui probabilmente anche in questa pubblicazione abbiamo detto secondo noi qual è la nostra posizione e quale deve essere, ad esempio lo spessore che deve avere, i metri di rotazione che ci debbono essere, l'ingresso e l'uscita che naturalmente non deve essere ostacolato da zannelle o altre cose, come ad esempio in via Porto Nevo purtroppo c'è, e poi la velocità con cui si entra, che deve essere controllata. Senta, le rotatorie in pratica dovrebbero sostituire i semafori, no? Sì, le rotatorie dovrebbero sostituire i semafori nella fase più evoluta. Livorno già dal 2008 ha adottato questo sistema, ci sono delle rotatorie, ma naturalmente in Francia ad esempio dal 1927 che esista, quindi non è che è un qualcosa di innovativo per Livorno e per l'Italia. Naturalmente questo è un strumento che serve ovviamente alla mobilità sicura, che però deve essere utilizzato in maniera corretta. Forse, diciamo, l'aumento del numero delle rotatorie è dovuto al fatto che c'è un forte contributo dell'Unione Europea. Senza dubbio sì, io l'ho proprio scritto, questo che è un fasto o un nefasto, perché è un positivo per certi aspetti e negativo per altri, perché il proliferare delle rotatorie, naturalmente delle volte legato a un aspetto economico, non è del tutto positivo. Mentre probabilmente potrebbe essere positivo se ci sono esigenze di fare le rotatorie. Perché non è, diciamo, un mezzo valido dappertutto, no? Assolutamente no. Il mezzo è valido quando ad esempio dobbiamo creare un ostacolo alla velocità del mezzo oppure alla regolamentazione in ingresso e uscita di un
di un incrocio a quattro strade, e non sempre però è naturalmente un elemento determinante alla circolazione, delle volte può anche ostacolare. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.